Ecco, alle mie spalle il telescopio nazionale Galileo, un telescopio ottico per la luce visibile che funziona e lavora nelle Isole Canarie per conto dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Prima, come funziona questo come qualunque altro telescopio? Idealmente parliamo di, facciamo quattro parti. La prima parte, in analogia a una normale ripresa con una macchina fotografica, l'obiettivo è quello che raccoglie tutta la luce. L'obiettivo di questo telescopio è lo specchio principale, che è qui in basso. È uno specchio di 6 tonnellate di vetro sostenute da 68 attuatori, motorini che tirano e spingono per tenerlo sempre nella forma perfetta. Che cosa fa questo specchio? È uno specchio concavo che concentra la luce e porta tutta la luce della stella, della galassia, di quello che si osserva, nel fuoco del telescopio. In questo caso noi abbiamo ben 3 specchi, quello principale riflette la luce nel secondario lassù in alto e un terzo specchio decide di mandare la luce a destra o a sinistra in una delle due sale che chiamiamo sale Nasmyth, dove c'è il secondo pezzo importante del telescopio. Nella macchina fotografica avevamo i rullini con la pellicola fotosensibile, adesso si usano ricettori CCD e anche noi usiamo qualcosa di simile per analizzare la luce e registrare le immagini. Si tratta degli strumenti. A differenza del telescopio, che è qui da 15 anni e lavora benissimo come la prima volta, gli strumenti sono quello che ci permettono di far evolvere e migliorare la qualità del nostro lavoro. Abbiamo strumenti che prendono immagini, che poi usiamo mettere dei filtri colorati davanti per vedere differenti componenti degli oggetti che guardiamo e si chiama fotometria, oppure li mettiamo un prisma, un reticolo di diffrazione e disperdiamo la luce nei suoi colori per analizzare la composizione e il movimento degli oggetti che stiamo osservando. Fotometria e spettroscopia sono gli strumenti che abbiamo a disposizione anche qui nel nostro telescopio. E siccome non è portatile come una macchina fotografica, queste 5 tonnellate di vetro e 10 tonnellate di acciaio che compongono il telescopio devono essere mosse, puntate con la precisione assoluta che è necessaria per puntare una stella di notte. E dato che la stella si muove, con la stessa precisione dobbiamo continuare a seguire l'oggetto mentre sorge, si sposta e tramonta. La montatura è, nel nostro caso, tutto questo edificio. Il telescopio può abbassarsi, alzarsi e puntare in elevazione e tutto l'edificio, con il telescopio dietro, gira per orientare l'angolo giusto e puntare l'oggetto che interessa. Siamo in grado di puntare una moneta da 2 euro a 3 km di distanza e saperlo distinguere da quella di fianco. Mancava il quarto elemento, il quarto ingrediente essenziale per un telescopio, che è poter vedere bene. Per poter vedere bene ci vuole un'aria, un'atmosfera particolare, poco contaminata, lontano dalle luci, e posti così ce ne sono pochi al mondo. Per cui, bienvenidos a Canarias. Le Isole Canarie, come potete vedere, sono un paradiso astronomico. Un'isola è un posto lontano da tutto, in mezzo all'oceano. I venti alisei portano le nubi che come una coperta coprono le poche luci rimaste sull'isola e qui a 2400 metri di altezza sul livello del mare che si può vedere giù sotto osserviamo il cielo di notte come in pochissimi altri posti al mondo.